Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere due mappe molto interessanti che parlano di piece control, controllo dei pezzi. Che cos'è? La facciamo breve, tanto lo vedremo meglio nella mappa. Il piece control in inglese o controllo di pezzi in italiano è la capacità di prendere e avere il possesso di quelli che sono pezzi utili all'interno del fight tra te e il tuo avversario. Ma durante il video e vedendo queste mappe, oltre a poter migliorare nel piece control, sicuramente se non hai un'idea chiara di che cos'è, avrai l'occasione di fartela. Vi ricordo il mio schedule qua di fianco, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ma andiamo subito al video. Ed eccola qua, la prima mappa, ragazzi, fino ad oggi non la conoscevo, nonostante conoscevo diverse mappe di Peace Control, ma a mio avviso è la migliore, sia per impararlo, capire cos'è, che per allenarlo. Andiamo assolutamente a vederla. Kill Chains Peace Control 3894 97 47 20 94. So che non serve a niente dire i numeri, ma mi diverto, non lo so, mi sento un po' come in una televendita. Allora, una volta che entriamo nella mappa abbiamo diverse sezioni davanti. Questa è Peace Control, la pratica, una piccola sezione di free building, una dove possiamo cambiare le armi e quella in cui possiamo imparare alcuni classici scenari di Peace Control per capire in cosa consiste. Qua davanti ci viene spiegato cosa dobbiamo fare, li vedremo molto velocemente tutti. Allora, nel primo qua a sinistra, quello che ci viene chiesto di fare è mettere cono e pavimento, editarli tutti e due e mettere i due muri per bloccare l'avversario. Quello che non dovete fare è metterli da qua, ma dovete metterli da qua senza andare all'interno del box, in modo tale che poi potete chinarvi, l'avversario è boxato e potete sfruttare questo pick, che è praticamente OP e impedisce all'avversario di farvi dei danni. La seconda è una Mongrel Classic più Box. Cosa vuol dire Mongrel Classic più Box? Che mettiamo la rampa sopra l'avversario, se vogliamo possiamo prendere anche questa parte qua e volendo anche il muro davanti, e poi possiamo fare una Mongrel Classic. Anche qua una cosa che non vogliamo fare è questo per fare la Mongrel Classic. Perché? Perché se l'avversario se l'aspetta, e considerate che se è in quella situazione non può fare nient'altro se non aspettarsi il vostro edit, perché è completamente boxato dai vostri pezzi, e questo è l'esempio più classico possibile di Peace Control. Qua abbiamo il controllo di tutti i pezzi che possono essere utili al nostro avversario. Qual è il miglior edit che possiamo fare? Va bene fare la Mongrel Classic, però è meglio farla da una posizione tipo questa, che ci permette sia di resettare il muro che di essere in un angolo in cui il nostro avversario non ci riesce a vedere pienamente. Allora, nel terzo scenario dobbiamo boxarci in questo punto, prendere con un edit, prendere il cono, il muro dietro e il muro di fianco. Vi faccio vedere che ho preso anche un muro dietro. Poi possiamo anche prendere questo muro, ma quello che preferisco fare io è prenderlo con questa finestra qua, in modo tale che possiamo farlo senza esporci all'avversario. E a questo punto abbiamo boxato l'avversario e possiamo fare il classico peanut butter edit, oppure qualche altro tipo di edit che volete voi, fino a che non avete ucciso l'avversario. Il quarto scenario è probabilmente il più strano, però lo faremo lo stesso. Dobbiamo mettere cono, mettere tutti i muri intorno, e in questo caso ci troveremo l'avversario boxato qua sotto, e di solito il miglior pick da fare è questa finestra oppure questo peanut butter edit. Un edit non ottimo, non ottimale, è questo qua, perché anche l'avversario avrà modo di spararci. Allora, questo è uno scenario molto classico in game, ma è partito un colpo, dove dobbiamo mettere pavimento e cono, editarli e poi mettere una rampa sull'avversario ed editare la rampa come vogliamo noi. Non dovete buttarvi nel box come ho fatto io, editare la rampa come vogliamo noi per colpire l'avversario. Questo è un altro degli esempi più classici di Peace Control, quando ci troviamo davanti a un avversario che ci sta facendo la rampa. Guardate da che distanza possiamo mettere il cono sopra la sua testa, poi possiamo boxarlo completamente,
non so perché non mi è venuto l'edit. E a questo punto abbiamo assolutamente un pick molto facile per colpirlo e ucciderlo. E anche in questo caso lui non potrà fare assolutamente niente perché sarà completamente ricoperto dei nostri pezzi. Come vedete, ne avevo anche approfittato per mettere il muro davanti. Potete anche non metterlo, ma se lo mettete sicuramente lui non vi metterà il suo muro dietro, e in più potete resettarlo prima di andare qua di lato in modo tale che non possa scappare neanche in quella direzione, editando la sua stessa rampa. Dopo aver visto tutti questi scenari di Pace Control, vediamo che cosa possiamo fare per migliorarli. Qua abbiamo una sezione di pratica dove rivediamo gli stessi 6 scenari che ci sono stati insegnati prima e possiamo ripeterli più volte. Ad esempio, ho fatto tutto quello che prima dicevo di non fare. Ad esempio c'è la Mongrel Classic, c'è quello dove avevamo l'avversario qua sotto, e così via. Fondamentalmente sono gli stessi che avevamo appena visto. Quando abbiamo finito anche qua, possiamo tornare alla lobby e vediamo l'altra sezione molto importante. E io conoscevo mappe in cui c'era solo questa sezione, ma questa mappa credo che sia più completa perché c'è anche questa sezione di pratica dove appunto possiamo fare pratica, oltre a questa fase che invece è free building slash peace control. È un free building sul peace control, quando l'obiettivo è andare in giro facendo free building sfruttando le occasioni che abbiamo con i pezzi già piazzati, tipo questa. Ad esempio, quando passiamo sotto una rampa come questa possiamo boxare l'avversario. Insomma, dobbiamo l'obiettivo è creare più situazioni simili a quelle che abbiamo visto prima, in cui l'obiettivo è prendere pezzi che potrebbero tornare utili a un avversario che sta ad esempio nel box di fronte a noi. Anche in questo caso, ad esempio, e credo che questa sezione sia veramente veramente utile. Ci sono mappe intere fatte solo per questa sezione, forse avete già visto qualcosa di simile perché niente poco di meno che Mongrel usa spesso una mappa simile a questa per allenarsi sul Peace Control. E ragazzi, se lo fa Mongrel vuol dire che sono utili davvero queste mappe. Una volta che abbiamo fatto sufficienti prove di Peace Control all'interno di questa mappa, insieme a un po' di free building, tunneling, non lo so, metteteci quello che volete di mezzo, possiamo tornare al centro per vedere la seconda mappa di oggi. La seconda è per quelli che amano un po' di più i percorsi già fatti o gli edit course. È di Kandok, che è uno dei miei creatori di mappe preferite, e comunque, anche se l'altra è probabilmente più utile per allenare situazioni molto realistiche di Peace Control e impararlo, questo è il classico edit course dove possiamo fare Peace Control e dove abbiamo anche un timer. Prendiamo il nostro SPAS. Appena partiamo, come vedete, parte il timer. Non entrerò troppo nel dettaglio per farvi vedere tutta questa mappa, ma l'obiettivo è praticamente costruire... Ops. Costruire in ogni punto vuoto e far finta che pezzi già piazzati siano pezzi dell'avversario, e ci dovremmo giocare intorno per riuscire a uccidere i bot e i manichini che già ci sono. Ad esempio, in questa sezione possiamo fare il muro, doppio edit qua, mettere anche il cono sopra l'avversario e saltare per ucciderlo. O ancora possiamo mettere il muro, coprirci noi, editare, cono, rampa, e voilà! Insomma ragazzi, la regola generale di questa mappa è: riempite più spazi vuoti possibile e sparate a tutti i bot che trovate.
E voilà, quando arriverete alla fine avrete anche il tempo contro il quale potete combattere, però io vi consiglio di concentrarvi di più su utilizzare più pezzi possibili durante il percorso e editarli tutti quanti. E anche per oggi da Pulsar è tutto, ragazzi. Vi ricordo che ho fatto tanti altri video sulle mappe, un paio vedo di lasciarvi adesso nella schermata finale, ma se il video ti è piaciuto non dimenticarti di farmelo sapere nei commenti e se sei arrivato fino qua commenta con "Solo io lo so". Da Pulsar è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, bella!